Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma del giorno. Oggi è carnevale e quindi la notizia che mi appresto a commentare è appunto una notizia attinente agli scherzi di carnevale. C'è quell'episodio dell'altro giorno che è successo qui in un paesino nostro, nel nostro circondario, nella Valle Peligna, che vede protagonista un giovane il quale, pensando di fare cosa bella, di fare un qualche cosa di allegro, di simpatico, ha chiamato, ha mandato un messaggio su WhatsApp, comunque ha comunicato a un suo amico che ha delle patologie, che quindi che a livello di salute ha qualche problema, gli ha comunicato di essere positivo al Covid. Logicamente l'amico con il quale era stato in contatto il giorno prima si è allarmato e l'amico, essendo a sua volta stato in contatto con i suoi familiari, con la fidanzata, quindi con altre persone, è partito il giro di telefonate per comunicare a tutti che c'era stato questo contagio con un positivo e quindi si è allarmato mezzo paese. Ma chi poi ha fatto lo scherzo non è che subito ha comunicato che stava scherzando, lo ha comunicato quando già si era mosso tutto, diciamo, l'apparato della preoccupazione, qualcuno addirittura ha sanificato anche un esercizio pubblico dove qualche tizio di questi era stato, insomma, si è dato inizio a una procedura di allarme, purtroppo di queste previste in tema di Covid, il tutto per uno scherzo così di cattivo gusto. Beh, è vero che è carnevale, dice, ma a carnevale ogni scherzo vale? No, mica tanto. A carnevale vale ogni scherzo lecito o ogni scherzo tollerabile, ma ci sono degli atteggiamenti che non sono scherzi. Sono dei comportamenti rischiosi che sembrano scherzo solamente a chi lo fa, ma non a chi lo riceve. Qualche persona anziana, quasi sulmona, dice, che lo sentivo sempre dire da ragazzo, proprio il giorno di Carnevale, quando anche noi ragazzi ci abbandonavamo a qualche burla, qualche cosa di troppo, qualche anziano ci rimproverava e diceva, ma io state attenti. Scherzo di carnevale, comincia con una risata e finisce che può fa male. Tradotto, che significa che scherzo di carnevale si fa per ridere, ma può fare male. Ed è proprio quello che è successo in questa vicenda che abbiamo citato poco fa. Fare uno scherzo, dire a qualcuno che ha delle patologie, quindi tutti quanti oramai da un anno che stiamo in guerra, in una guerra batteriologica, se vogliamo, di questo virus, di questo Covid che ha coinvolto il mondo intero. E tutti quanti sappiamo, perché oramai è una cosa che ci viene ripetuta, 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 che le persone che hanno delle patologie sono più a rischio di altre che non le hanno. Quindi andare a dire a qualcuno che soffre di un qualche cosa, oh, guarda, sei stato a contatto con me, ma io sono positivo, quel qualcuno va nel panico, quel qualcuno non la prende a ridere. Ci sono degli stati emotivi, ci sono delle conseguenze psicologiche, subentra altro che il panico, subentra veramente l'allarmismo totale, con delle conseguenze che possono essere anche molto molto pericolose. Tutto perché qualcuno si è divertito a lanciare un allarme che non esiste. No, non va bene. Non va bene per nessun motivo. Allora, capisco la giovane età di chi ha fatto lo scherzo, che purtroppo per lui non ha esperienze di vita, e magari si sarà pentito già mille volte di aver fatto questa finta bravata, perché chissà cosa ha pensato nel momento in cui l'ha fatta.
Ma nella vita, caro giovanotto che hai fatto questo scherzo, ma soprattutto cari familiari, genitori che vigilate sulla crescita di questo giovanotto, insegnate, ma anche altri genitori di figli adolescenti, insegnate ai vostri figli, se ci riuscite, se potete, che anche nello scherzo ci deve stare un limite. Lo scherzo, secondo il mio modesto parere, è bello, lo scherzo riesce bene quando fa ridere anche chi lo riceve, perché tutti scherziamo nella vita. Si scherza a qualunque età, guai se togliessimo lo scherzo. Lo scherzo porta al sorriso e quindi bisogna scherzare per ridere, perché ci vuole l'allegria, bisogna affrontare anche le difficoltà con l'allegria, bisogna essere di buon umore e lo scherzo è come la barzelletta. Aiuta a far stare di buon umore, aiuta a togliere i cattivi pensieri, ma deve essere sempre contenuto in un limite che sia appunto lo scherzo, la burla, che non sia di danno a nessuno. Perché scherzare su cose serie, come la pandemia, come darsi del malato, del contagioso. Perché uno dice ho il virus, quindi sei contagioso. E dirlo a chi con quel contagio ci vuole mettere le penne, caro giovanotto e cari altri ragazzi e giovanotti che mi state ascoltando, non lo fate. Ripensateci. Ci sono degli scherzi che non vanno fatti, tipo il chiamare le forze dell'ordine per cose che non sono mai successe. Cioè, poi facciamo intervenire la polizia, i carabinieri, vediamo che la volante di corsa. Sono delle stronzate inutili che non si fanno, cari ragazzi. Scherzate con mille altri modi, ci sono 50.000 modi per scherzare. In allegria, divertitevi perché siete giovani, divertitevi perché ci divertiamo pure noi adulti. Io quando stavo in servizio ci stava un collega che, Antonio, e lo dico, non dico il cognome, Antonio, che amava fare gli scherzi, lo ama tuttora fare gli scherzi. Era un'allegria uscire con questo collega perché era un burlone, ma sempre scherzi limitati all'allegria. Scherzi che, ripeto, gradiva, gradisce chiunque li riceve. Allora è bello scherzo. A me se mi fanno scherzi sono primo, sono il primo a essere allegro, a fare il burlone. Ma lo scherzo deve piacere anche a me quando me lo fanno. Ma ribadisco, sottolineo, si deve sempre trattare di argomenti che non fanno male, che non vanno, che innanzitutto che non offendono, secondaria cosa, che non fanno un male fisico. Perché laddove lo scherzo incute il timore, mette l'ansia e soprattutto può creare dei malesseri fisici. Oh, uno si può sentire pure male, di uno che c'ha un qualche cosa, se una roba del genere, può anche avere un attacco di cuore, può anche sentirsi male. E che facciamo? Per uno scherzo si finisce male? Quante volte nei matrimoni per quel cacchio di taglio della cravatta del cavolo che si faceva una volta e che per fortuna non si usa più, si faceva per scherzo e si finiva poi a litigare le risse? Quante volte per qualche bicchiere di troppo ci scappava la rissa nelle feste e si rovinava la festa? E si rovinava la festa, cari signori, perché ci aveva fatto uno scherzo. Lo scherzo non è più uno scherzo quando offende o quando fa piangere o quando fa del male a qualcuno. Non è più uno scherzo, è causa di dolore. E allora sappiate che anche se è carnevale, anche se siamo a parte che quest'anno con il problema che c'è, il carnevale, come tutte le altre feste, passa proprio in silenzio, quindi passa proprio quasi in un modo così, senza lasciare tracce. Ma limitiamoci, limitiamoci. Perché carnevale o non carnevale, in qualunque altro periodo dell'anno, limitiamoci con le burle, limitiamoci con tutto ciò che a noi può sembrare divertente. Ah, ma sono divertito, ma facciamolo. No, ciò che a noi può sembrare divertente deve essere anche per chi lo riceve il nostro atteggiamento. La nostra azione deve essere divertente per entrambi, per il soggetto attivo che la fa e per il soggetto passivo che la riceve. Se no, non è uno scherzo, ma è una mascalzonata, è una imbecillità.
È un'imbecillità quando uno fa uno scherzo, e parlo in generale, non riferito all'episodio, quindi abbiamo la distanza, quando uno fa qualche cosa che pensa che sia uno scherzo, ma poi è una cavolata numero uno, non ha fatto altro che fare una stronzata che ha dell'imbecille, punto e basta. Non è il caso di questo ragazzo, però mi raccomando, attenzione e impariamo ad essere contenuti quando si fanno queste cose e insegniamo a chi... sappiamo che riceve i nostri insegnamenti, insegniamo anche questi principi, cioè scherzare con moderazione. Arrivederci, buon carnevale e buona Quaresima.